Allora, e qua finisce la mia avventura con la corona ovale. Questo appunto era un esperimento che ho fatto, che ho voluto provare a fare sull'F29. Adesso sto aspettando l'FSI 2019 che ho ordinato. Appena mi arriverà, lei monta un 32 rotondo e sono ben contento di tenermelo rotondo. Guarda, non è un gran problema questa qua sull'ovale, però boh, io non mi ci trovo veramente per nulla bene. È una questione molto personale. Se tu vedi From, va fortissimo con le corone ovali, qualcuno si trova bene, io personalmente mi ci trovo male, non malissimo perché comunque mi accorgo dell'ovale solo i primi chilometri di pedalata, poi diciamo che diventa abbastanza neutra, insomma la gamba si abitua, però questi primi chilometri con la pedalata un po' così a onda a me sinceramente non piace, non mi piace e non mi dà quella sensazione di avere dei vantaggi e quindi io molto personalmente abbandono l'avventura Corona Ovale con la vendita della mia F29. Venderò appunto la bici così la Corona Ovale e con le sue corone, però sulla nuova non ho intenzione di montare la Corona Ovale. Io non ti sto consigliando di non provarla, perché secondo me ognuno di noi deve provare tutto, perché comunque quello che non va bene per me sicuramente potrebbe andare benissimo per te. Questa è solo stata una mia esperienza personale, che poi appunto voglio dire, non è che stiamo parlando di un problema consistentissimo che uno dice, boh, purtroppo con la corona ovale proprio non riesco ad andare. No, non è così. Con la corona ovale vado comunque. L'unico problema è che sui primi chilometri non mi sento a mio agio. E siccome su tutte le altre bici ho la corona rotonda, boh, probabilmente dovrei mettere le corone ovale su tutte le bici. Allora magari mi potrei abituare un po' di più. Io al momento ho deciso di ritornarmene sulla corona rotonda. E quindi ti faccio salutare per l'ultima volta la corona ovale della mia FSI. Eccola qua. Come vedi, comunque l'ovale è abbastanza accentuato, si vede che. Oltretutto, giustamente vedi che il cambio si muove. La gabbia del cambio si muove mentre gira. Perché comunque c'è un accorciamento e un allungamento della distanza della catena, appunto, viene allungata e accorciata. Al di là di quello, comunque non mi ha mai dato nessun problema di salto catena, cioè ha funzionato sempre a meraviglia. Comunque niente, boh, dai, qua si conclude la mia avventura con la corona ovale. Alla prossima, ciao.